Allora, oggi parliamo di una particolarità che capita quando tiriamo il conudo. Perché ci prendiamo col naso? Perché ci prendiamo nel naso? Molto spesso vedo gente col cerotto o col naso tutto sanguinante e molti mi chiedono, ma com'è possibile non prendersi? Allora, intanto, se ci prendiamo vuol dire che non siamo allineati, cioè forze di spinta e trazione non sono allineate, oppure il nostro rilascio non è morbido come dovrebbe essere, le dita non si rilassano all'istante, e soprattutto perché non siamo allineati. Allora, vediamo intanto un rilascio come dovrebbe effettivamente essere: un bel ancoraggio, bella trazione sui dorsali, trasferimento, mantenimento, mira, rilascio. Vediamolo un po'. Questo dovrebbe essere un buon rilascio se abbiamo fatto tutto, riguardiamoci i fondamentali, se abbiamo fatto tutto a dovere, spinte e trazione sono in allineamento, il rilascio è morbido, la robota ruoterà intorno al naso, non lo prenderà, è impossibile che lo possa prendere perché ci ruota proprio intorno. Lo rivediamo. Il naso non è stato toccato minimamente. Lo vediamo ancora una volta. Ricordiamoci i fondamentali: trazione, fuori la spalla dell'arco ben estesa, fuori via la trazione, trasferimento, mantenimento, mira, rilascio. Provate, se fate tutto bene non vi prendete. Ok, a proposito sempre del naso, vediamo anche il tiro frontale. Abbiamo visto laterale il tiro, vediamolo anche in modo frontale come riusciamo a non prenderci. Questo è quello che faccio io, facciamo stringhe 18 metri, estensione della spalla, dell'arco. Vedete anche senza dragona come il polso davanti si rilascia, ma soprattutto il rilascio della mano del naso. Lo rivediamo. Ecco fatto, allineamenti e addestratevi ad avere un rilascio che scivoli sul vivo, senza troppe estensioni, e basta che scivoli sempre sul vivo, non si deve distaccare. Grazie.